with you. There's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68 e benvenuti in questo nuovo video. Siamo giunti al 12° episodio di Dragon Ball Super e quindi siamo pronti a chiacchierare un pochino sulla puntata appena vista, che tra l'altro dovrei riuscire a caricarvi già di lunedì pomeriggio, perché quindi oggi è lunedì pomeriggio, spero Quindi ragazzi, senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito a chiacchierare un pochino. Allora, partiamo un pochino come al solito col dire che la puntata, bene o male, complessivamente nella sua totalità, non so come dirvi, più o meno ha tenuto. Diciamo che non è stata con una delle migliori puntate, questo sì, però bene o male ha saputo comunque tenerti almeno a guardare la puntata ancora, cioè non ha annoiato troppo, però comunque è stata una puntata abbastanza È partita comunque con una premessa più o meno importante, cioè che l'universo stava per collassare. Ora, ciò che rimaneva da capire è perché questo universo deve collassare, il problema è lo scontro tra Bills e Goku, o il problema è che ci sarà l'introduzione di qualche altro cattivo o qualcos'altro. Io sinceramente speravo nella seconda, per sganciarci un pochino dal film, però ovviamente, come volevasi dimostrare, si trattava della prima opzione, ovvero lo scontro tra i due dei o di. Quindi alla fine mettiamola così, il nucleo della puntata, cioè il nocciolo della puntata, ovvero l'universo che stava per collassare, è stata solo una cosa per guadagnare un pochino di tempo, cioè per far continuare ancora questo scontro tra Goku e Bills. Dovevano inventarsi qualcosina, se la sono inventata bene o male, e ci può stare pure, però secondo me stiamo portando un pochino troppo avanti questo scontro, poiché abbiamo, a parte che è già stato visto nel film, e quindi lasciamo perdere questa cosa, e stiamo portando avanti troppo questo scontro, poiché comunque è uno scontro abbastanza fine a se stesso, cioè senza alcun motivo, bene o male, e comunque a livello emotivo, ragazzi, è quasi zero, poiché stanno solo combattendo, diciamo, quasi per sfizio con Goku e Bills, mentre non c'è, diciamo, a livello emotivo un vero e proprio motivo per cui combattere. Pensateci bene, negli scontri di Dragon Ball Z c'era sempre stato un motivo di fondo per cui Goku o gli altri combattevano contro qualcuno. Contro Freezer combattevano poiché era un tiranno, se lo ritrovano sul pianeta Namek che vuole le sfere del drago. Poi cosa succede? Che li inizia praticamente a fare fuori ad uno a uno. Krillin viene fatto fuori e quindi si scatena Goku Super Saiyan. Contro Cell, la trasformazione di Gohan Super Saiyan di secondo livello, da cosa avviene? Avviene da comunque tutto il bordello che stava facendo, e infine quando praticamente distrugge la testa a C16. Contro Majin Buu, Majin Vegeta, tutte queste cose. Comunque questi scontri erano abbastanza, avevano senso, diciamo, mettiamola così. Mentre questo scontro, bene o male, non ha un senso, e appunto mi sembra un pochino senza senso portare avanti troppo questo scontro proprio allo sfinimento. Non mi ricordo sinceramente da quante puntate lo stiamo vedendo, però alla fine abbiamo visto poco e niente, cioè abbiamo visto solo combattimento, però comunque abbastanza scene in cui si parlano e cose del genere. Secondo me dovrebbe succedere un pochino qualcosina per dare, non so, un pochino di vita a queste puntate, sinceramente. Come avete quindi capito, le cose da sottolineare in questa puntata sono davvero poche, visto che, comunque ve l'ho detto, il motivo di partenza, cioè l'universo che stava per collassare, era comunque alla fine da ricollegare allo scontro tra il Super Saiyan God e Bills. Diciamo che possiamo lasciarlo perdere, è stato un motivo per recuperare un pochino di tempo, o meglio per dare un pochino di tempo alla serie, e quindi lasciamo perdere tutto questo. Però mi sono segnato qualche curiosità di cui volevo discutere un pochino insieme a voi. Allora, la prima curiosità proviene da una scena in cui Goku e Bills scatenano un'onda d'urto e quindi la navicella sta crollando. Ragazzi, ma possibile che nessuno riesce ad uscire da quella navicella tra Gohan, Piccolo, lasciamo perdere gli altri? Però nessuno riesce ad uscire da quella navicella e la recupera, cioè la deve recuperare Whis prima che la navicella sta per toccare la nave. Lasciamo perdere ste cose, comunque. I draghi dall'aura, qualcosa di veramente strano, e non ho mai visto sinceramente uscire dei draghi o dei mostri dall'aura di due personaggi in Dragon Ball. Questa mi era nuova, sinceramente.
Non so che senso possa avere una cosa del genere, perché non mi sembra comunque che aggiunga qualcos'altro sinceramente alla serie. Comunque sono scelte abbastanza strane. Altra curiosità, ragazzi, voi lo sapete che io ci tengo davvero tantissimo per la Kamehameha e per una Kamehameha che ovviamente sia fatta come Dio comanda, mettiamola così. Questa qui mi è piaciuta abbastanza, però ancora non ci siamo. Il motivo credo di averlo trovato. Credo sia tutto dovuto alla computer grafica. Infatti, secondo me, una Kamehameha in computer grafica non può rendere mai come una Kamehameha disegnata. Poiché, ragazzi, ci metterei la mano sul fuoco, quelle lì nelle prime serie erano tutte disegnate. O meglio, erano disegnate, però comunque c'erano degli effetti ovviamente fatti a computer che comunque rendevano tutto molto omogeneo, cioè tutto molto che sembrava comunque disegnato. Invece qui si vede proprio una computer grafica a palla, proprio ai livelli, a livelli altissimi davvero. Si nota anche dalla sfera che crea Bills, quella là che fa girare così, oppure si nota anche dall'aura dei personaggi. E sinceramente io sarei più propenso per un ritorno al disegno, ma comunque queste sono scelte e forse è obbligato un passaggio alla computer grafica per almeno, non lo so, una specie di evoluzione. Però comunque lasciamo perdere, è andata così. Per il resto, quindi, come vi dicevo, non c'è null'altro da sottolineare in questa puntata. L'unica cosa è soltanto che forse hanno usato questa puntata per comunque sottolineare ancora che Goku è un genio del combattimento. Infatti, quando si scontra comunque con Bills, inventa tipo una specie di nuova tecnica, la chiama così Bills, ma alla fine non è una nuova tecnica, è una specie di postura per cercare di evitare il contraccolpo, cose del genere. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne avete pensato della puntata, cosa ne avete pensato di questo video. Fatemi sapere tutto ciò che c'è da sapere. E quindi ragazzi, io direi che ci possiamo vedere nel prossimo video.